In realtà mi fa molto piacere cedere la parola a Enrico Parisio, anche perché di nuovo ritroveremo nel suo intervento una presenza istituzionale che è quella della Regione Lazio, che ha progettato niente meno che 200 spazi di coworking nella regione. A te la parola, Enrico. Grazie. Salve a tutti, allora l'esperienza di Mille Piani nasce... Scusa, ti interrompo, scherzavo, ecco. Quando ho detto 40 minuti. No, lo so. Come gli altri, e poi ci prendiamo un po' più di tempo per mangiare, per chiacchierare, sì, perché sì, altrimenti sì. Avremo un'ora sola. Sì, arrivano. Sì, tanto le puoi mandare così, tanto vado a braccio. Allora, l'esperienza di Mille Piani nasce esattamente un anno fa, che abbiamo... un progetto presentato all'allora provincia di Roma sull'apertura di una rete di spazi di coworking nel territorio. Un po' di numeri, lavoratori della conoscenza, partite IVA, lavoro autonomo di seconda generazione, come lo vogliamo chiamare, insomma questa cosa qua che può essere dall'imprenditore al precario. La categoria appunto del lavoro professionale, di quanta gente parliamo? Su Roma parliamo di 125.000 persone iscritte alla gestione separata dell'INPS, con tutti gli altri arriviamo tipo a 180.000 persone, insomma un esercito di lavoratori che deve trovare una, prima di tutto deve trovare una dimensione di welfare, di tutela e di diritti, deve trovare sicuramente dei luoghi accessibili dove poter lavorare. Presentiamo questo progetto all'assessorato al lavoro della provincia, in quel momento presidente della provincia era Nicola Zingaretti, prende questo progetto e lo inserisce nel suo programma elettorale per le elezioni della regione. L'elezione della regione viene eletto e abbiamo cominciato a ragionare sull'apertura di 200 spazi di coworking. All'inizio dalla provincia ci viene e poi quindi dal municipio di Roma, il municipio dell'ottavo municipio, che è insomma la Garbatella, un quartiere storico di Roma. Calcolate che questo municipio, diciamo, è grande come numero di abitanti di Brescia, insomma, parliamo di numeri importanti, insomma, di una grossa popolazione. Ci viene assegnato uno spazio 500 metri quadri in un ex urban center, quindi le famose, diciamo, politiche partecipate del territorio che poi insomma sono finite maluccio. Ci affida uno spazio per portare avanti un progetto pilota, quindi uno spazio di coworking tra pubblico e privato diciamo, e farlo come modello da replicare su tutto il territorio regionale. Da dove nasce tutto questo? Nasce sicuramente da lo spazio è stato assegnato all'AIAP, che è l'Associazione Italiana dei Design di Comunicazione Visiva, quindi un'associazione professionale. Io sono il presidente della Regione Lazio. Sicuramente da tutti i movimenti che si sono battuti per una cultura che fosse prodotta dal basso. Pensiamo al Teatro Valle, per esempio, che ha avuto una risonanza nazionale, a tutti i movimenti appunto che si sono battuti per le occupazioni degli spazi pubblici e per il diritto di produrre una cultura libera e dal basso, e quindi centri sociali di seconda generazione, eccetera eccetera. Quindi tutto, diciamo, questo magma, da una parte il lavoro professionale, dall'altra parte i movimenti, e il progetto si incentrava su un bisogno reale, cioè il bisogno di spazi. In una città come Roma, dove gli affitti sono altissimi e c'è una quantità di patrimonio pubblico che è inutilizzato, allora abbiamo detto: noi non vogliamo diciamo incidere sulla spesa pubblica, che insomma già se la passa maluccio, ma non ci servono soldi, ci servono semplicemente gli spazi. Allora, la decisione politica è dire: lasciamo questi spazi pubblici, diciamo, alla speculazione edilizia, li lasciamo a risanare magari attraverso la vendita e i bilanci statali, ma tutto sommato questi sono spazi che i cittadini hanno già pagato, sono spazi nostri, quindi vanno restituiti alla cittadinanza attiva, cioè a quel settore dei cittadini, dell'imprenditoria, del lavoro professionale, che possono essere in grado di fare un effetto volano, cioè di restituirli in termini di servizi, in termini di fatturato, diciamo, alla città intera. Questa cosa è passata e diciamo abbiamo cominciato a avviare queste attività, cioè a fare rete sul territorio con vari interlocutori. Il principio fondamentale è che diciamo, i redditi che provengono dal lavoro professionale, insomma da qualsiasi lavoro,
devono essere restituiti al lavoro, non devono dare, non devono andare, diciamo, a persone che stanno tutto il giorno sedute a prendersi un affitto. Quindi i redditi da lavoro e le risorse del lavoro non devono ingrassare la rendita, ma devono andare al lavoro stesso. Questo, diciamo, è passato, perché poi nel frattempo sono cambiate le giunte, è cambiato, diciamo, il colore delle amministrazioni locali, e abbiamo iniziato, appunto, come dicevamo, con tutto questo lavoro di rete. Allora, chiaramente parlare con un ente così, insomma, importante, un ente legislativo, la regione, abbiamo cominciato a fare dei protocolli d'intesa con degli attori del territorio. In questo caso stiamo facendo il protocollo d'intesa con la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, quindi della piccola e media impresa, che appunto vede chiaramente nel lavoro professionale il futuro, diciamo, degli abitanti delle metropoli contemporanee, no? Voi sapete che, insomma, da 10 anni a questa parte l'unico dato che è salito, diciamo, nel lavoro autonomo, no? Ricordiamo in generale che l'Italia è il paese che più di tutti gli altri in Europa riesce a produrre il piccolo. Noi abbiamo una percentuale del 23% di lavoratori indipendenti, lavoratori autonomi. Noi siamo l'unica nazione, la media europea è del 14%, noi siamo l'unica nazione che riesce a creare valore dal piccolo. Porco diavolo. Allora, dicevamo, quindi questa forte capacità imprenditoriale di creare cultura, di creare lavoro, deve essere intercettata. Se lasciata alla mano invisibile del mercato, crea una situazione come quella attuale. Cioè, noi avevamo, per esempio, nel mio settore il design, fino a 20 anni fa, tutta una serie di reti, no? di piccole e medie imprese che operavano sul territorio, che fatturavano, il famoso Made in Italy, che esportavano in tutto il mondo. Cosa è successo? Lasciate alla libera domanda e all'offerta, alla concorrenza dei mercati internazionali, insomma, per tutta una serie di ragioni, piano piano si è sgretolato. E i lavoratori hanno cominciato a lavorare dentro casa, sempre meno pagati, sempre più soli. Allora, lì ci vogliono delle politiche attive sul lavoro, cioè bisogna inventarsi delle cose, e questo bisogna avere chiaramente delle amministrazioni capaci, delle amministrazioni che riescano a intercettare questa domanda e che riescano a creare, appunto, delle politiche reali. Adesso siamo in cultura, stiamo realizzando questi accordi per fare le varie province, questi spazi di co-working. Ieri proprio è venuto l'assessore al vicepresidente della regione Molise, che vuole aprire la stessa esperienza nella regione Molise, quindi in un territorio molto più, diciamo, meno chiaramente partecipato, con dei grossi problemi di abbandono, cioè i giovani studiano là e poi se ne vanno tutti a Roma, a Milano, lì hanno il problema di creare delle infrastrutture che possano accogliere i giovani e non verso il lavoro, e quindi con, insomma, poi tutte le specifiche, perché non è che è un modello che uno prende e replica così, dipende dalle vocazioni, diciamo, produttive del territorio, culturali, se ci sono presenti università, centri di ricerca, eccetera eccetera. Insomma, sono progetti molto grandi, progetti molto ambiziosi, però chiaramente qui c'è un grosso investimento da parte delle amministrazioni pubbliche su questo progetto. Grazie. Mi sembra un'esperienza che possa costituire un master importante, quindi il fatto che ti chiamino dal Molise mi sembra significativo. Secondo me riceverete anche molte altre sollecitazioni dal sud. Sì, penso che il sud sia anche una... La mappa l'abbiamo vista. Sì, no? Sì, sì, il sud è senz'altro più... E che c'è la percentuale più alta di lavoratori autonomi. Addirittura, questo sì. È interessantissimo. Sarebbe bello che qualcuno degli amministratori presenti dialogasse con questa realtà per confrontarsi, però insomma non voglio forzare nessuno. Sono le 12.30, ho visto gli altri anni che quando andiamo a pranzo poi ci piace stare un po' a chiacchierare, a approfondire anche in maniera informale. Se non ci sono domande, proporrei di andare a fare la pausa e ritrovarci qui alle 2.20 con Mattia Sullini, che peraltro è in autostrada. Grazie. Grazie mille.